Gentile Michelina, gentili ospiti, ascoltatori e ospiti di questo festival. Sono molto contento di poter essere per l'ennesima volta in questa città straordinaria. Ho visto questa piazza già illuminata da tipi di luci molto diverse. Mi ricordo un giorno avevo un appuntamento di pomeriggio e c'era una metà del pubblico al sole e metà del pubblico all'ombra. E tutti hanno comunque resistito. Oggi parlerò degli esercizi sportivi e farò delle riflessioni dal titolo Riflessioni sulla metamorfosi dell'aristocrazia. La parola aristocrazia in sé fa riferimento all'origine della civiltà greca e quindi all'origine della civiltà europea. Dai greci deriva la matrice dell'atletismo. Per poter capire come l'atleta nella società greca arrivò sulla scena della storia, dobbiamo tornare all'era micenea, all'epoca delle guerre arcaiche dell'aristocrazia, in un contesto preurbano, contadino. Nell'VIII secolo ci fu un cambio di mentalità in Grecia che andò di pari passo ad un cambiamento strutturale della società greca. I vecchi signori della guerra decisero di non vegetare più da soli nelle loro residenze, nei loro castelli, ma decisero di portare avanti dei saccheggi nel mondo che li circondava e decisero che nel futuro avrebbero cercato la sicurezza dell'esistenza dietro delle mura comuni. E questo è il momento in cui nasce la polis europea. Per questo la storia della cultura presenta questa espressione sinoikismos, che significa la decisione di passare da una guerra tra famiglie aristocratiche alla costruzione di una città comune, di un abitare comune. E in questo modo si origina una situazione psicopolitica completamente diversa per l'uomo dell'Europa futura. I greci cercano di fare qualcosa che non era mai stato tentato prima e che poi ci sarà in Cina con l'invenzione del mandarinato. Ossia il fatto che dall'arroganza militare venisse prodotta un'ambizione politica, quindi una sorta di reattore, una sorta di all'interno della quale le arroganze umane potessero essere trasformate nella tensione verso l'eccellenza all'interno della società. Questo avvenne in un'epoca in cui i vecchi valori aristocratici venivano celebrati nell'Iliade. C'è un po' di ritorno.
quindi un guerriero come Achille viene presentato in forma esemplare come Aristoian, ossia sembra essere il migliore. La lingua greca presenta un verbo specifico che indica il tendere verso la perfezione, verso l'eccellenza, e Aristoian è l'attività principale di un uomo che vorrebbe far parte dell'Occidente. Questo tipo di Aristoian sopravvive dal tipo di vita dei guerrieri micenei fino alle prime città greche. La città non è altro che un enorme esperimento relativo all'addomesticazione dell'aristocrazia e accanto all'addomesticamento dell'aristocrazia si originano quelle figure che poi rispunteranno nella storia moderna e a cui noi continuiamo a pensare, su cui ci spacchiamo la testa, la figura degli atleti, che rappresenta appunto la figura di addomesticamento dell'aristocratico. La sua motivazione principale continua a rimanere com'era nella vecchia epoca micenea, l'orientamento che si concretizza nell'uomo atleta all'interno della città, in un contesto di concorrenza. L'uomo cerca di mostrare la sua superiorità, la sua eccellenza nel confronto con gli altri, e questo in greco si esprime con la parola aflon, che significa anche premio. Il premio è quindi il simbolo di colui che è riuscito ad imporsi in un contesto non militare e che ha mostrato la propria eccellenza. Nei giochi di Atena il premio consisteva in una corona che veniva messa, era una coroncina che veniva messa sulla testa del vincitore. In Olimpia, Delfi, Nemea e in molte altre competizioni locali chiamate competizioni panelleniche e in molte altre che sono nate nel corso del tempo e che avevano un carattere più locale. Quindi nell'epoca d'oro dello sport greco, ma comunque si continua a lottare per un simbolo, che consiste in un riconoscimento particolare. L'obiettivo di queste gare in Grecia è la vittoria. In Grecia c'è solamente un vincitore, un primo posto. Tutti gli altri rientrano nella categoria, nel gruppo dei perdenti, e qui abbiamo a che fare con il modernismo. Poi sono state introdotte le medaglie anche per il secondo e il terzo posto, ma si può dire che la medaglia d'argento sia una cosa fatta per umanizzare la vittoria. Una sorta. E poi questa cultura agonale si sviluppa in Atene a livello architettonico, a livello di articolazione architettonica. Gli elementi architettonici soddisfano anche una funzione sociologica, lo stadio ad esempio, che poi assume la forma dell'arena moderna. D'altro canto l'Agora, la piazza del mercato,
di cui possiamo vedere un epigono qua a Modena. Tutti questi luoghi sono dei luoghi all'interno dei quali la motivazione aristocratica mutata, quindi l'ambizione, viene abbinata alla ricerca dell'eccellenza. Nell'antichità quindi veniva festeggiato solamente il vincitore, e il vincitore cercava di trasmettersi all'eternità nella sua eccellenza, nella sua massima forma, e proprio per questo nascevano poi le statue. Nelle guerre persiane si parlava di genocidi di statue. Gli orientali non capivano il culto della bellezza dei greci, e quindi che si esprimevano sotto in questa forma di statue, di immagini, se ne prendevano in giro. E sette islamiche radicali, appunto, hanno espresso un odio categorico nei confronti di queste dimostrazioni, di queste immagini di bellezza. E nell'ambito dello sviluppo di questo sport in Grecia si è avuta anche la scoperta di una costante antropologica, di cui io parlo nel mio libro. Si parla della cosiddetta tensione verticale all'interno dell'uomo stesso. Si ha una ricerca interna, interiore di forza. L'aristocrazia viene, intimizzata in qualche modo, e l'uomo diventa superiore, ma anche inferiore a se stesso, perché sviluppa la propria interiorità, sviluppando questa tensione verticale. La filosofia è il tentativo dell'uomo di convincere l'uomo a svolgere questo sviluppo interiore simile a quello dell'aristocrazia. E così è stata scoperta l'essenza dell'esercizio, l'ascesis, che non significa altro che esercizio. L'esercizio viene utilizzato e interpretato sistematicamente dai greci per la prima volta come la realizzazione di un'attività che tende in se stessa ad essere migliore volta dopo volta. Quindi attraverso l'ascesis l'atleta ha una qualità, migliora le sue qualità, riesce a trovare una terza dimensione dei propri comportamenti. Quindi non si riferisce agli altri solamente a livello comunicativo, quindi l'azione comunicativa che viene spesso citata dai moderni, ma non è riferita solamente alla produzione di oggetti, quindi l'uomo Faber oppure il lavoratore moderno, l'ingegnere, ma questa è una grande scoperta greca che si rifà alla fabbricazione, alla creazione della propria soggettività, all'interno della quale tutte le azioni che vengono eseguite, vengono realizzate, vengono fatte in modo tale che attraverso questo tipo di realizzazione si punta ad un miglioramento continuo, ad un perfezionamento delle proprie azioni. E in questo modo abbiamo una scoperta dell'esercizio come matrice antropogenica, che contemporaneamente si avvicina ai rituali religiosi, allo sport, ma da questo ne derivano altre forme, tipo la filosofia. Quindi abbiamo una nuova categorizzazione per fenomeni che erroneamente vengono suddivisi in modo molto rigido. Quando noi parliamo di esercizi che noi facciamo a livello sportivo, religioso, artistico, scientifico e militare.
Allora possiamo avere un concetto, sovraconcetto, che riunisce tutti questi sottofenomeni e che consente di comprenderli. Quindi i greci non si sono esercitati solamente nello sport, ma la grande intensità, la forza di questa ambizione sportiva, da cui deriva anche l'invenzione della democrazia, è il fatto che i migliori oratori all'interno di una società, coloro che hanno portato avanti gli impulsi democratici, abbiano esercitato così tanto le capacità oratorie da poter arrivare e creare quasi degli altri giochi olimpici. Dopo i greci, anche i romani hanno esercitato le loro capacità all'interno di una dimensione artificiale. E in questo modo si è creata una relazione interna tra l'atletismo e l'esercizio. E da qui è nato anche l'esercizio filosofico. Non dobbiamo dimenticare l'ascesis, l'ascesi, ma l'ascesis, l'esercizio. Ma anche in Grecia questo termine aveva delle implicazioni, in quanto le persone che si preparavano alle Olimpiadi prima del 4-5 settimane dell'inizio delle Olimpiadi dovevano ritirarsi in un luogo comune dal quale non avrebbero più avuto alcun contatto con le madri o con le compagne. Il fatto che i lottatori fossero nudi deriva anche dal fatto che una madre era entrata in uno di questi campi di allenamento e aveva appunto detto che aveva notato che tutti questi atleti si sarebbero esercitati senza abiti. E da lì anche la parola gymnos, gymnasius, nudo. Questi ritiri prima dei giochi olimpici in Grecia divennero poi un punto di partenza per quella che avrebbe rappresentato l'ascesi a livello religioso europeo. Dopo il crollo della polis, delle guerre del Peloponneso, l'atletismo si trasforma passando da un fenomeno, da una disciplina aristocratica, democratica, in una forma più plebea di cultura di massa. Noi notiamo un crollo, un tramonto dell'atletismo e in questo caso ci sono tre gli argomenti. Allora, l'atletismo dei greci subisce un declino a causa dell'inflazione, in quanto nel IV secolo c'erano 40 gare e gli atleti che viaggiavano e che raccoglievano premi ovunque divennero poi un fenomeno di massa nella cultura quotidiana greca. Il secondo elemento che portò al crollo dell'atletismo è la soldatesca macedone, il modo di gestire le guerre dei macedoni, quindi l'entusiasmo dei greci per la lotta individuale, per la lotta singola, venne sostituita da un altro tipo di guerra, una guerra a formazione dai macedoni. E in questo caso l'apparato militare rappresentava un elemento simile al gioco di squadra. In Grecia c'erano solamente degli atleti singoli, degli atleti individuali, dei lottatori individuali. Questo virus macedone, poi questo virus della squadra, iniziò a insinuarsi e passò poi sui campi di battaglia romani e portò ad uno svilimento della lotta singola, quindi ci fu un adattamento in epoca romana della cultura degli stadi greci.
E poi anche titoli accademici come doctor, dottore, magister, derivano dal lessico militare romano, ma non dalle accademie greche, bensì dalle imitazioni romane. Anche il campi doctor era colui che doveva insegnare la lotta ad alcuni corpi militari romani in uso prima della cavalleria. Quindi quello che io volevo dire è che attraverso lo spostamento dell'attenzione all'aspetto dell'esercizio sono nati nuovi concetti di conquista a livello militare, accademico, religioso, scientifico. Complessivamente possiamo dire che il tramonto dell'atleticismo antico non è stato causato solamente da questa inflazione di atleti di cui parlavamo o dalla nuova formazione militare macedone, ma la vera e propria catastrofe, quello che ha portato al crollo dell'atletismo, è stato il cristianesimo. Il cristianesimo che utilizza il concetto di ascesis a livello religioso. E trasforma gli atleti greci e romani nei monaci. Questo tipo di ascesis, per la storia della comprensione dell'ascesis europea, è di grandissima importanza. I luoghi nei quali i primi monaci dell'Europa e dell'Est hanno eseguito, hanno portato avanti i propri esercizi, non erano dei monasteri. Il nome di questi luoghi era Ascheteria. Quindi i loro esercizi venivano portati avanti in questa ascheteria. E questo era una sorta di eredità di una jihad ascetica. Una sorta di mortificazione spirituale. Questo è quello che loro portavano avanti in questi luoghi. E si tratta sempre di questo tipo di esercizi derivanti da questa forma moderna di ascesis e da cui Nietzsche parla nei suoi scritti. In Nietzsche si trova una formulazione interessante. Che sarebbe il fatto che la Terra sarebbe solamente un luogo ascetico all'interno del quale non ci sarebbero altre possibilità che quelle di soffrire. E se noi guardiamo il millennio, questi millenni religiosi, nel 1450-60 c'è un libro che parla dell'imitazione, l'imitazione Christi, e lì si parla appunto di esercizi che venivano svolti dagli asceti cristiani. I primi abitanti dei deserti, precedenti abitanti dei deserti, avevano un riferimento, si riferivano in modo esplicito alla cultura sportiva greca, erano chiamati appunto gli atleti di Cristo. E se noi leggiamo una lettera di San Paolo, vediamo che le lettere di San Paolo sono piene di riferimenti a questo atleticismo greco, sia per quanto riguarda appunto la corsa, o le gare e la lotta. Ma con la nascita dei monasteri, della cultura monastica europea, abbiamo anche i cavalieri europei. E quindi l'atletismo scompare dalla cultura europea per circa 1000 anni. E il motivo qual è? Il soldato cristiano, il milite, diventa
poi una sorta di immagine, una sorta di copertura che va a coprire, camuffare quella che era l'atleta dell'antichità. E quindi il soldato cristiano viene sostituito dalla figura di San Martino. C'è stato un momento in Francia in cui una chiesa su tre era chiamata chiesa di San Martino. Quindi era sicuramente San Martino la figura più popolare del mondo medievale e lui aveva mostrato come l'impossibile potesse essere realizzabile, quindi unendo la caritas e la fortitudo, le due grandi virtù cristiane, quindi la carità e la forza unite in una figura, in un'unica figura, e lì dove c'è il militarismo e la cultura monastica, lì vengono assorbite le figure di entrambi, degli esercizi di entrambi i mondi, e lì si origina una nuova forma di atletismo. Uno dei suoi primi rappresentanti nel XV secolo è il fratello Charles Téméraire, Antonio di Burgundia, il grande bastardo, che viene rappresentato da Roger von der Weyde nell'ultimo decennio del XV secolo. Questo guerriero cristiano viene considerato uno dei migliori combattenti del suo tempo, uno dei migliori arcieri del suo tempo. Tuttavia, il ricordo del XIV, XV, XVI secolo si collega anche al concetto di rinascimento. Perché? Perché in quell'epoca si sviluppa un nuovo entusiasmo per la cultura degli antichi, dell'antichità, quindi molti modelli architettonici dell'antichità vengono ripresi. La cultura filologica greca viene ripresa ugualmente e viene riproposta nell'umanesimo. E i poeti iniziano ad essere adorati come i poeti nell'antichità. Quindi abbiamo dei segni dell'antichità che ritornano, che possono essere osservati, la democratizzazione dei talenti, la democratizzazione delle ambizioni. Cittadini borghesi, cittadini, iniziano ad esercitare delle attività intellettuali. Quindi si origina una sorta di secondo momento in cui l'aristocrazia diventa inutile. C'è poi una questione che riguarda sempre lo sport della modernità. Perché non è possibile contemporaneamente avere artisti, umanisti, filosofi secolari o esponenti monastici o rettori? Perché non è possibile nel XVI secolo già poter riportare queste figure a quella dell'atleta? C'è una ripresa della figura dell'atleta. Possiamo addirittura dire che la rinascita della figura dell'atleta nasce in seguito ad un errore concettuale. Claire de Coubertin reinventa i giochi olimpici in quanto accanto agli atleti aristocratici che volevano, appunto, che dovevano essere ancora riutilizzati in qualche modo, sviluppa nella figura dello sportivo una nuova aristocrazia biologica, estetica, e i visitatori, gli spettatori dei giochi olimpici devono quindi vedere queste nuove Olimpiadi a Bayreuth. Loro sono colpiti, sono commossi da questa epifania della bellezza umana.
Quindi i giochi olimpici erano una, così, una manifestazione omofila e Pierre de Coubertin è colui che in occasione dei secondi giochi olimpici a Parigi inserisce anche donne nel gioco del tennis. E in questo modo gli consente di vedere la sua, e questo avrà delle conseguenze. E questa reintroduzione dei giochi olimpici è legata al fatto che la figura arcaica dell'atleta, quella per cui si era lottato, non è più presente, ma ci colleghiamo adesso all'atleta che nel IV secolo era diventata epidemica. Quella è la figura a cui si collega Euripide nelle sue tragedie. Hellas è la patria di molti mali, di molte sciagure, ma nessuna di queste sarebbe così grave come il popolo degli atleti. E questo si riferisce alla decadenza dell'atletismo nel IV secolo e proprio a questa grandiosa e particolare decadenza si collegano anche i nuovi giochi olimpici. In ogni nuova manifestazione vengono ripresi, fatti rivivere dei relitti, eliminati dei relitti di questo atletismo originario. Quelle che Euripide aveva accusato, quindi lo sport è diventato uno sport di massa e dal punto di vista degli spettatori si origina però un problema, ossia il fatto che lo sport moderno nella sua distanza tra sport di massa e sport individuale non può più fare appello alle ambizioni che erano presenti nel passaggio dai lottatori aristocratici della polis. Oggi dobbiamo risvegliare delle ambizioni che non siano legate allo sport. Lo sport moderno non è più un reattore, non è più all'interno del quale venivano espresse le forme di megalomanie aristocratiche in rapporti civili. Lo sport moderno è, come sport di massa, un modo per portare avanti le ambizioni che si vogliono realizzare, ma che si vogliono anche in qualche modo ridimensionare. E questo è il problema della cultura dell'esercizio moderna. Lei risponde a questo problema e lo risolve in modo molto elegante in due modi. Da un lato, questa motivazione aristocratica che non è più presente viene sostituita da un legame tra il culto del corpo moderno e programmi narcisisti che l'uomo moderno molto spesso ha. Quindi non ci sono ambizioni aristocratiche nel momento in cui le energie narcisistiche vengono fatte entrare all'interno della cultura sportiva contemporanea. Questo funziona anche in modo molto ampio su entrambi i lati, per entrambi i sessi. Molte persone oggi si interessano di sport, ma hanno dimenticato qual è la fonte, qual è l'origine dello sport. E secondo
fenomeno che bisogna considerare per una comprensione dello sport moderno è la popolarizzazione del trainer, ossia i trainer, oltre alla reinvenzione dell'atleta, fanno parte dei fenomeni più pregnanti della cultura del XX secolo. Già nell'antichità c'erano gli allenatori, i trainer, che erano delle sorte di persone che si prendevano cura degli atleti. In Epistates si diceva in greco, quindi colui che è lì, il Tertulliano, padre cristiano, scrive una lettera e esprime una riflessione estremamente cinica, dicendo che i cristiani che sarebbero stati buttati davanti ai leoni nelle settimane successive, lui parla in modo cinico e dice che loro possono essere visti come atleti di Cristo, e atleti che avrebbero dovuto appunto pensare al loro trainer, al loro allenatore. E questo significa che senza allenatore sarebbero andati senza allenatore in questa arena e sarebbero stati mangiati dai leoni. L'allenatore ha sempre svolto un ruolo centrale, un allenatore ha una formazione specifica, anche negli eserciti classici. E l'allenatore dell'atleta accompagna sempre gli atleti, gli sportivi, è una delle figure fondamentali nella cultura, nella civiltà del XX secolo. È colui che riconosce la debolezza del narcisismo degli sportivi non aristocratici e che riesce a compensare queste debolezze unendo la sua volontà di vittoria a quella, la volontà di vittoria dello sportivo, che è presente ma non completamente, perfettamente sviluppata. E qui abbiamo una citazione abbastanza lunga dalla figura del nobile sofista, che io per le ragioni addotte ho voluto collocare più vicino ai maestri dell'acrobatica spirituale che a quelli pragmatici. Si diparte il cammino che conduce al secondo gruppo di allenatori. Qui parlerò brevemente di tali maestri che si occupano della trasmissione di speciali tecniche di complessi di saperi legati a prassi. Sembra indispensabile cominciare con l'allenatore degli atleti, perché questo incarna la figura più pregnante nel campo delle improbabilità tecnicamente comunicabili. Come ogni allenatore, anche quello degli atleti assume nei confronti dei suoi protetti una condotta incoraggiante che potrebbe essere definita al meglio come tecnica della combinazione motivazionale. Se già ogni atleta porta con sé autonomamente una bella porzione di volontà da affermarsi, all'allenatore spetta tuttavia il compito di impiantarvi una seconda volontà, la propria, che accresce la prima e la sostiene durante le sue crisi. Già che dunque una volontà voluta espande la volontà volente, l'atleta può essere portato ai vertici della prestazione, che non avrebbe mai potuto toccare senza la combinazione delle due volontà. Nell'atletismo risiede dunque l'originario campo d'esercizio della spontaneità vincolata, nel quale in seguito, all'insegna del monoteismo, si sarebbero avute strane fioriture come discussioni scolastiche sull'arbitrio libero o servo. De libero vel servo arbitrio. Sul campo sportivo questo problema era stato risolto da tempo, prima che i filosofi vi si arrovellassero. I teologi, che vogliono comprendere il mistero della contraddizione tra libertà umana e onnipotenza divina, insegnando che noi dobbiamo volere liberamente ciò che Dio vuole che noi vogliamo, non sono consapevoli di norma che così facendo hanno ridotto Dio a una figura epigonale dell'allenatore atletico. La definizione di quest'ultimo è precisamente la seguente. Egli vuole che l'atleta debba volere ciò che egli, l'allenatore, vuole per lui. Inutile ricordare che l'atleta deve volere qualcosa che, sebbene non sia impossibile, è comunque poco probabile, ossia una serie ininterrotta di vittorie. Lassen Sie mich noch eine
Vorrei fare un'ultima osservazione conclusiva. La cultura cristiana e anche la cultura moderna sono in qualche modo entrambe scolastiche, se ci si riferisce alla definizione del fatto che una scolastica è un sistema di organizzazione di questa tensione verticale che esistono nelle culture più avanzate. L'Europa sarebbe un grande campo d'allenamento. Uno dei precedenti allenatori, uno dei primi allenatori di questo presente su questi campi è stato Leonardo da Vinci. Non tanto perché lui stesso aveva rappresentato l'idea incarnata, l'idea dell'uomo universale, ma piuttosto in qualità di insegnante, di allenatore, aveva in mente l'idea dell'uomo non universale. Si dice che lui abbia detto una frase molto importante per la cultura, per la pedagogia moderna, per l'arte moderna. La frase in originale è questa. E qui ha origine l'idea dell'allenamento speciale e del sostegno della valenza individuale. Anche l'autodidatta deve lavorare su questa formula. Nel momento in cui inizia ad allenarsi con questo maestro interiore che si articola nel modo in cui ha espresso Leonardo. E qui possiamo anche riferirci alla situazione attuale dello sport. Nel XXI secolo in qualche modo siamo ancora lì, lì al punto in cui si trovavano le persone nel IV secolo avanti Cristo, ossia in una situazione in cui è impossibile distinguere tra un momento, un'epoca aurea e un momento di decadenza totale. In ogni caso non dovrebbe esserci un nuovo Euripide che ci dica che le nazioni moderne sono la patria di molti e grandi mali, ma che nessuno di questi sarebbe peggiore del popolo degli atleti e dei funzionari. Grazie.